Bella ragazzi, siamo i Pirlo! Quest'oggi a causa di questo isolamento forzato siamo costretti a fare una gara di palleggi con la carta igienica. Faranno italiani contro stranieri. Gli altri della crew ci manderanno le loro clip da casa loro. Quindi le squadre sono io, Gabri, Michael. Da quanto tempo non ci vedevamo, ma ci siamo visti. Io resto a casa, mi raccomando, lascia qua sotto. Contro Samuel. Ho la carta igienica. Pierino. Al termine della sfida la userete per piangere, per pulirvi le lacrimucce, Pierino. E Razzi. E siamo in Pierlo SV e nessuna cosa ci ferma. Ibrastu. Stranieri contro italiani, perché questa volta Pierino, Gabri, avrete dei veri avversari, perché noi nel con la carta igienica ci sappiamo fare, ragazzi. Prima che inizi il video vi ricordo di passare da OneFootball, la migliore app calcistica. E in questo periodo, anche se non si gioca le partite, ci sono tantissime notizie, tantissime news davvero interessanti. Cosa ne pensano gli allenatori, i giocatori, tutto e di più. Potete trovare anche tantissime informazioni sui trasferimenti, perché l'estate si avvicina sempre di più. Quindi ragazzi, che aspettate? Scaricate l'app dal link in descrizione. Come funziona? Ci saranno 5 turni. In ogni turno bisogna palleggiare con una parte del corpo differente. In ogni match sommeremo i palleggi di ognuno. E alla fine del video la squadra tra italiani e stranieri che avranno fatto meno palleggi dovrà fare una terribile penitenza, ovvero caricare su Instagram una foto con le mutande in testa nelle storie. Quindi diventa una testa di... Niente ragazzi, iniziamo col video. Ah, iscrivetevi al canale, perché se arriviamo a 650.000 iscritti prima della pubblicazione del prossimo video, ovvero martedì alle 3, io nel prossimo video all'inizio dovrò mangiare un limone intero. Lo faccio, solo se ti iscrivi. Ma non ti iscrivi. Prima sfida: vince tra italiani e stranieri la squadra che fa più palleggi normalmente senza limitazione, con tutte le due le gambe, col rotolo di carta igienica. Inizia l'Italia, inizia Gabri. A seguire ci sarà Errazzi per gli stranieri. Comincia Gabri, non mi deludere. 1, 2, 3, 4, grande Gabri, 5, 6. 6 palleggi ufficialmente. Adesso diamo la linea a Errazzi degli stranieri. Ok, vediamo quanto fa, speriamo poco, eh. Meno di 6, meno di 6, meno di 6. 5, 5, non me l'aspettavo da lui, eh. Non ci credo. Italiani, prima sfida, Errazzi, non vado a vedere. La seconda, passiamo alla seconda. Sì, vedremo. E allora gli italiani sono in vantaggio per 6, gli stranieri a 5. Tocca a me, una grande responsabilità. Vai Pierino, 3, 1. Vediamo quanti ne farà. 1, 2, 3, 4, 5. Con l'orologio però, oh, tanta roba. Bene, allora siamo a 11 punti. Ora tocca a Samuel. Prima sfida Samuel, vediamo quanto combina. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oddio, sì, è bagato questo. 11, 12, 13. Sì, vabbè, ma fermati, non ci credo. Questa l'ha rifatto, dai, 20. Questa l'ha rifatto 3 miliardi di volte, secondo me. Vabbè, 20. Ok, ragazzi, ecco Michael. Mamma mia. Stretching. Io faccio schifo, questo si sa. Fa schifo, bene. Attenzione, dai, almeno 14 palleggi. Volevi. Ma dai. 2, 3. Sì, va bene, perso. Adesso vediamo Ibra, anche se ormai hanno vinto. Ora tocca a noi, ora tocca a me, ragazzi. E 1, 2, 3. Mannaggia la miseria. Fine primo turno, stranieri 28, italiani 14, ci hanno doppiati. Vabbè che c'è Samuel che ne ha fatti 20, e chissà se era veramente il suo primo tentativo. Però ci fidiamo e andiamo col secondo turno. Seconda sfida. Palleggi di ginocchio. Inizia gli italiani, inizia gli ambri. Abbiamo perso il primo turno, ce ne sono ancora 4. Dobbiamo recuperare, vai bro. Ti prego, ti prego. 1, 2, come sono venuto a scuola. 2. Allora ragazzi, seconda sfida con le ginocchia. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di decente. Vediamo, faccia male. Vai. Dai. Male. 2. Come te. Vediamo se per far di meglio. Ora è il turno di Pierino, siamo 2-2, quindi devi riscattarci un po'. Alza un po' il livello, dai. 1, 2. Male Pier, male, malissimo. Ok, vai Samuel. Allora 1, 2, 3. Va bene, 3. È inutile che fai altri tentativi. Guarda che ci riprova. Aveva fatto uno, guarda, gliene dovrei contare quell'uno. No, 3. Dai Michael, per l'Italia. Dai bro, ne devi fare tanti. Bra, panne 3, 4, 5, 6, devi portarci avanti bro. 1. Michael, sei una delusione. Inutile che ti arrabbi, fai schifo, c'è le ginocchia quadrate oltre alla testa.
Facciamo vedere Ibra, anche se ormai hanno vinto anche questa sfida. 1, 2, ciao. E niente, abbiamo perso anche il secondo turno. Stranieri 7, italiani 5. 2-0, attenzione perché la prossima potrebbe essere decisiva. Se perdiamo la prossima abbiamo perso tutto, ma rimonteremo perché siamo italiani e gli italiani non mollano mai. Terza sfida, palleggi di testa. Cominciamo noi italiani. Vai Gabri. Non mi deludere. 1, 2, 3, 3, buono, buono, mi sento di dire buono. Vai il razzi, vediamo se hai saputo fare di meglio. Ok, sicuramente avrà fatto 3, schifo il razzi. 2, hai fatto più te. È difficile, vabbè. Ora è il turno di Pierino, il razzi ne ha fatti 2. Io 3, se andrà 2, Pier portaci avanti. Vai. 1, 2, 3, 4. Olè! Ci portiamo a 7. Siamo a 7 punti in 2 turni. Buono. Ok, tocca a Samuel, ho tanta paura, ti dico la verità. Che 1-1. Ma cosa? Guarda che riprova. Samuel non vale. Non tanto non te le contiamo. A parte che sempre 1. Fai la testa quadrata. No, 2 non vale. Una per gli stranieri. Ok, vediamo Michael. Dai, ti prego. Vabbè, te fregorati. 2. Infatti, direttore, è fatto. Ragazzi, avete visto voi, eh? Qualcuno dei pillas voi è venuto dentro casa mia in modalità fantasma e mi ha spinto. Io guarderei la barra, fratello, ok? Nella prossima clip facciamo vedere Ray My Boy, peruviano da Los Angeles, perché Ibra si è dimenticato di mandarci la clip. Eccolo. Io sono Ray My Boy da Los Angeles. Come potete vedere dalla bella vista, Pierlax mi ha detto facciamo una challenge. Ho detto perché no, facciamolo. Ok, va Ray My Boy. 2, oddio, no. 4, sì. È finita 9-7, quindi finalmente noi italiani ci aggiudichiamo un punto, quindi siamo 2-1 per gli stranieri. 2-1 per gli stranieri, altre due sfide che mancano, noi italiani pronti, piedi pronti. Quarta sfida! Tirare con un... Palleggiare con un piede solo. Vai Gabri, a te il rotolo di carta igienica. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ovviamente il sinistro. Ehi, il destro, perché sono forte qua. Niente, proviamo. Razzi, abbassa la media degli stranieri. Quack, 2-2, quella non l'ha toccata. Per ora siamo in vantaggio, Pier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 palleggi. Oppale. Ok, tocca a Samuel, vediamo quando è 1. Da notare i calzini bucati. Cosa rifai? Abbiamo detto un solo tentativo. Aguaglio. Ok ragazzi, con un piede solo, così non posso palleggiare, però. Vai Michael, portaci in alto. 2, ma quanto stai facendo? Un applauso a Michael. Io veramente non so fare nulla. Anche nella prossima clip facciamo vedere Ray My Boy. Ibra si è dimenticata ancora. Dai, ho 21-3, speriamo che ne faccia pochi. Oddio, so 7, 8, 9, 10, 11. Oh, però sta usando le scarpe, eh. No, noi sto video l'abbiamo fatto tutti in calzini, lui con le scarpe. No, vabbè, sì, vale. Ciao. Bene, carte sì, 31, allora c'è da dire che lui l'ha fatto con le scarpe, quindi io direi di dimezzare e arriviamo a 16 punti, quindi 16 più 2 più 1, abbiamo vinto. Fine del quarto turno, 21 italiani, 19 stranieri, 2-2, rimontata completata. E adesso quinto turno, vediamo chi vincerà la sfida e chi dovrà farsi le foto con le mutande. Let's go! Bisogna palleggiare di tacco con la carta igienica, vediamo chi la spunterà tra italiani e stranieri. Vai Gabri, questa è decisiva, parti tu. 1, 2. Ora tocca la quinta sfida con il tacco magico. Non è il mio, quello di Perino. Quinta sfida ragazzi, con il tacco è impossibile, la so giocare a calcio, ma ci proveremo comunque. Allora vediamo il razzi. 1. 1 ragazzi, ci vediamo. Quanto riuscite a fare voi? Commentate qua nei commenti. E niente, un'altra canzoncina. Iscrivetevi al canale perché il razzi fa molto male. Like al video. Dai Pier, vai. 1, 2, quasi 3. Disgraziato, potevi farne 3 almeno, eh. Ci recuperano. Diamo Samuel col tacco. Allora 2. Outfit cambiato, non è un gioco. Il motivo è uno solo. Devo vincere non con le vesti di Mbappé, ma con le vesti di Michael. Ah, dai Michaeligno. 2. E adesso l'ultimo. Datemi via. Vediamo Ibra. 2.
c'ero quasi, 6-5 per noi, abbiamo vinto! 3-2 italiane! Anche se c'è da dire che nel tiro di Rima e Boy abbiamo dimezzato i punti solo perché aveva le scarpe. Quindi la penitenza alla fine le faremo tutti, sia italiani sia stranieri. Tutti con le mutande in testa su Instagram, @pilla, sbondate tutti nelle storie, vedete anche i tag di tutti i personaggi. Niente ragazzi, quindi iscrivetevi al canale, ricordatevi che se arriviamo a 650.000 iscritti entro martedì alle 3 che esce un nuovo video, io mi dovrò mangiare il limone in quel video. Chiudiamo il video con Rima e Boy che canta una canzone dedicata a tutti per la SV. Sto con i migliori, il Dream Team Made Italy, P-I-R-L-A-S-V, per la SV, sempre su YouTube. 500k non ci fermiamo, tutti pronti, 700k fuori tra poco, coming soon, 700k, Rima Boy.